Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovato in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, stavo cercando di sistemare un pochettino le cose. Ho scoperto che, tra l'altro, tra non moltissimo probabilmente riusciremo a passare anche come forma di governo di impero. Ma in questo momento noi come siamo messi? Allora, quanti ci abbiamo? 541, no, ok, ci manca ancora un po', però... Ho visto che da 600 città possiamo passare a impero. Abbiamo un'idea in più. E abbiamo anche dei bonus più interessanti. E il discorso non è niente male, ma ci mancano ancora una sessantina di città, quindi dovremmo ancora espanderci un poco. Allora, invece, quando... nel 54 mi pare che scadesse la tregua con i nostri cari amici qua della Blemmia. No, 56. 56. Qua possiamo fare lo stesso discorso. No, perché la capitale ce l'hanno là. La capitale non la sganciano. Ah, queste sono città senza gente. Che effettivamente potremmo colonizzare, ma non abbiamo abbastanza popolazione qua nei dintorni per... oddio. Perdiamo popolarità. Toinon. È filosofo. Non lo so. Più 0,10. Abbiamo qualcun altro un po' più interessante di lui? No. Vada. No, cosa che stavo dicendo? Qua non abbiamo abbastanza gente. Qua sono i 9. Sono proprio post popolati sta zona. Possiamo... vediamo se posso spostare un freeman qua a Karamatas. Posso spostarlo a Karamatas? No. Perché non posso spostarlo a Karamatas? Forse per un'altra provincia? Già. Andiamo, questi sono 4, questi sono 5, questi sono 4, questi sono 4, questi sono 5, questi sono 9 appunto, per cui... Beh, ho sposto un freeman. Sposto un freeman qua... a... Karamitas. Karamitas. Qua, ok, possiamo colonizzare. Da Karamitas muoviamo un freeman a sto punto. Bueno. E qua però non possiamo colonizzare perché ormai non abbiamo più gente. Oratory Advance. Ok, adesso andiamo a vedere se possiamo spendere qualche punticino. Ma qua sono solo in 2. Qua non c'è proprio gente. 0 di 0 di 0. Guarda che postacci per vivere. Invenzioni. Allora... Oratorio, così abbiamo sbloccato Old Triumph, Assassinate Cost, Tribute Income. Ma che cavolo ce ne frega a noi? Sono tutte robacce, no, non ci interessa. Cioè, robacce, magari non sono neanche robacce, ma non ci interessano per lo stile di gioco che stiamo attuando in questo momento. Ma qua? Ma io posso farli anche i vassalli, questi discorsi qua, Threatened War. Boh, sarebbe interessante come discorso. Tipo, Commagene è vassallo di Frigia. Proviamo a fare un claim. Allora, gennaio del 55.
31 gennaio. E vediamo un po' come si sviluppa la situazione. Allora, threat and war. Vorrei Tiba, facciamo Tiba per esempio. Tiba me la dai? Sì. Ok, ci è andato una provincia, c'è una città in più. Così. Vabbè, grazie. A questo punto come tenersi sempre dei claim in giro per... Cilicia Trachea. Vabbè, a parte che quella è una monoprovincia, che chi se ne frega. Vogliono importare delle olive. Ma sì, dai, ci avete regalato una provincia, diciamo che posso anche... Traction Revolt? Oddio, wow. Al pelo l'abbiamo visto, cioè proprio mentre stava succedendo l'abbiamo visto. Ah, ops, c'è scaduto Roman qua. Direi Research Point di nuovo, sì. Mi sembra importante quello. Allora, l'altro abbiamo detto che scadeva nel 56, questo l'abbiamo appena fatto di nuovo, quindi abbiamo una tregua fino al 61. C'è qualcun altro a cui possiamo minacciare la guerra? Tipo questi qua? Qua le loro... Vada. Wow, 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 wow. È morta, è morta. È morta, morte naturale, a 73 anni. Stability drop, dovremmo farla salire. Ok, new basilissa, vediamo succession crisis. Ok. C'è della gentaglia che adesso ci vuole morti. Loro tre, che hanno iniziato a reclutare delle armate. Vediamo un attimo se... Ah, la Traction Revolt ci ha dato un sacco di soldi, va bene. Ma secondo me per questi tizi qua non è che devo avere troppa paura, cioè... Cleolagide. Questa è mia sorella che ha 32.000 uomini, ha radunato 32.000 uomini. Oh, questo è mio zio. Ma tanto adesso crepate. E gli altri dove è andato? Mi manca un governatore qua. Mettiamo questo, perché non è una regione, una provincia troppo importante. In realtà sì, eh. Settimo Nauticon, che è uno di quelli stupidi, quindi ci se ne frega. No, più che altro... L'altro dov'è? Questo dove sei? Oh, che spavento. No, ma posso vederlo da qua. Automated Armies. Ah, oh, ce ne hanno 39.000 qua. Questo è lui. 42.000 sono... E l'altro zio e lei è qua. Sono parecchi insieme, perché sono... 80... 110... 120.000 circa. Vero che ne abbiamo molte, molte di più, però non sono tutte qua vicine, quindi... Vediamo un po' che cosa... il sesto Stratos possiamo muoverlo in giù, eh. Aspetta. Che ci sono anche i barbari nel mente. Mia zia ovviamente parte per inseguire i barbari, ma perché?
Perché fanno sto giro lungo? Forse perché abbiamo fatto la strada qua in passato. È vero che c'era una strada che avevamo fatto, sì. Però non l'abbiamo mai più fatta perché costava troppo. E dov'è che sono poppati i barbari qua, vero? No? Dove sono poppati i barbari? Qua. Ah, ma ci stanno andando addosso, quindi non è un problema. Più che altro muoverei delle altre truppe, già che ci sono. Per sicurezza. Queste ne muovo entrambe, non alla d'Alessandria, ma muoviamole a Canopos. Va bene. Vai. Ah, ok, distrutti i barbari, buono. Qua continua comunque a essere troppo troppo forte rispetto a... Non possiamo costruire degli altri... No. Sta salendo il nostro civilization value, però. Più 002. Perché è più basso di 80 e cose. Qua sta salendo anche. Di 002. Qua sale di 002. Salgono tutti pian pianino, quindi credo che prima o poi scompariranno, no? Perché... Religious Advance, ok. Ma abbiamo sempre le solite stupidaggini qua, vabbè. Chi sono questi? Thracian Revolt vuole del vetro. No, grazie, non ora. Comagene, aspetta un attimo. Comagene che provincia è? È qualcosa di interessante, Comagene. No, è quel monoprovincia che abbiamo preso adesso. Direi no, mettiamo un 8. Ma mettiamo anche un 7, non è così... E non un Bleed Van Dry, però un Cultural Assimilation, vai, piuttosto. Cinquantasei, possiamo andare a prendere un'altra provincia, mi sa, eh. Questa qua sotto, dovrebbero darcela. Threaten War? No. A 5 dicembre? E niente, dobbiamo aspettare. Peccato se riusciamo a prendere questa, magari riusciamo a colonizzare più in basso. Qua di gente ce n'è. Ce n'è parecchia. Ma qua magari possiamo già colonizzare. Ah no, queste sono... è deserto. Non si può fare nulla qua. Sono tutte province vuote queste. E infatti non hanno neanche il nome, effettivamente avrei dovuto pensarci. Quello è tutto svuotato, ma... Decapolis, ma sì, vai. Decapolis sono dei bravi ragazzi. No, tra l'altro non voglio dargli niente. Cosa sta succedendo qua? Allora, questi sono tutti qui... No, gli altri due si sono messi qua uno accanto all'altro, vabbè. Ma non credo che abbiamo particolarmente da temere. Magari non dichiariamo una guerra per evitare che ci vengano addosso. Oh, facciamo salire un po' la legittimità, magari. Ma tanto comunque vanno tutti già per il mio figlio bambino. Ci sono solo due che sono a supporto di Abreas. E suo fratello è Menon, che non so chi cavolo sia. Scusami, eh. Vabbè, tanto non mi... Non è importante che vadano su un altro, però... Cioè, spendere dei soldi. Per quello, alla fin fine... Siamo abbastanza a posto così. No. Grazie. Se ti inizia a sale di 0,21, quindi... Ma, what?
Megara o Rinoculura? Boh, una vale l'altra, non so. Cioè, avrei dovuto guardare con nel dettaglio quanti soldi sono, però. Vabbè. Va da sé che non è che è così importante la situazione per. Tra l'altro c'è scesa la Aggressive Expansion, quindi possiamo preparare anche volendo una nuova guerra, ma non lo farei ora visto che abbiamo dei problemi in casa. A meno che non sia una guerra molto molto semplice, ma. Tipo qua, allora, loro con chi sono alleati? Takif. E Takif sono questi stupidini qua. Sono davvero delle schifezze. L'unica cosa è che ci bruciamo il manpower come se non ci fosse un domani qua. A picchiare questa gente. Non lo so. È vero che abbiamo qua il secondo Nauticon che potremmo sfruttare a nostro piacimento, però 0,90, 0,90, 0,90, 0,90. Ah, qua è 0 di attrito, ok. Questi sono tutti desertici. 0,90, 4,80. No, questi sono hills. Sono più tranquilli. Però quasi quasi una guerrina là la farei. Allora, muoviamo giusto un boh 40.000 uomini. Da qua. Posso prendere questi qua, direi. Vabbè, non li muovo insieme perché altrimenti ci muoiono di attrito. Però, allora, muoviamone. Occhio che è morto. L'archisomatofilasso. Mettiamo lui? Mettiamo lui, dai. E allora, quest'altro lo muoviamo di sotto invece per muoversi qua. Allora, claim ce l'abbiamo. No, abbiamo già i claim su Yotrippa. E qua. Ma non ci interessa, annettiamo tutti e due. Chissà, non dovrebbe essere troppo problematico. Ah, stavo dimenticando il sacrificio agli dèi. 326, non abbiamo punti. Non abbiamo punti in questo momento per farlo. Possiamo chiedere una provincia. Threaten war. Lei. Ok. Buono. Prossimamente poi annetteremo la Blemmia una volta per tutte, così almeno scomparirà. Whoop. Voglio muoversi a Salemme. Allora. Asofon, Efraim e Salem. Vediamo un attimo dove sono sti posti. Ah, no. Asofon. Scusami. Efraim è qua. Loro vogliono andare a Salem, che è in Samaria. No, direi qua. Ok, andate qua, scusa. Ma poi scusate, da qua posso spostarli? Ad Asofon. Sì, ma che stupidaggine è?
No, non posso più. Ah, sì. Mi si stava spopolando Asophon, scusatemi. Non ha dei cittadini Asophon. Che cos'è sta storia? Allora, promuoviamo un paio di schiavi. E promuoviamo un paio di cittadini. Scusate. Non abbiamo dei cittadini. È una città senza cittadini. Anche qua, dai, un paio. E un paio. Non è che possiamo avere sempre solo schiavi qua in giro. Settimo Nauticon è una di quelle stupide, ok, giusto per essere sicuro. Allora, qua siamo. Qua non abbiamo una tregua, vero con loro? No. Potremmo effettivamente fare una threatened war anche con loro. Quasi quasi. Ma no. Ma no. Qua il threatened war ce l'abbiamo disponibile. Nel 61. 3 anni, dai, pian pianino ci prendiamo quello che ci serve. Allora, qua si sta muovendo la gente, ma prima che arrivi ci vorrà un bel po'. Direi comunque che le navi le metto qua. Ho un porto un po' più vicino? No, mi sa di no, c'è quello solo là sotto. Vabbè, questo è un porto, sì. Posso fare spola qua, è vero che qua prendono un po' di attrito, ma... Dov'è che ho delle zone un po' più... No, qua no, plains, non dovrebbero prendere attrito là. Qua anche sono plains, prendono attrito in tutti gli altri posti. Ma tra l'altro loro hanno un attrito perenne, dato dal fatto che sono in una zona di deserto. Brutta storia. Cioè, avere degli stati in quelle zone là non è niente buono. Prima si sono solo in 13, boh, che numero strano. È un numero un po' bislacco, effettivamente. Ma qua ci sono ancora i barbari in sta zona? No, mi sa che non ci sono più i barbari, eh. No. Infatti. Quindi direi che questi posso anche muoverli qua. Succede qualcosa? No, 25 stanno bene insieme, va bene. Scorned Family, Garashtratidi. Da non confondere con i Gerashtratidi. Vai. Sono tutti contenti. Vada, benissimo. Abbiamo delle nuove cose che possiamo fare? No, starting experience. Vai con la starting experience. Slave output, vai. E commerce income, dai. Build cost meno 10%, vai. Ma non è che costruisco così tanto, che io abbia bisogno di così tanti soldi, però. Citizen out. No, meglio questo, perché abbiamo bisogno di religioso in questo momento per la... Per il sacrificio agli dèi. The Capolis vuole del vetro. Vabbè, ma prendete vetro, perché avete tutti bisogno di così tanto di vetro? Più 0,26. C'è pochissimo supporto per gli altri, va bene. Basta, basta, basta. Posto così, è posto così, non voglio altre grane. Sì. In questo momento è abbastanza gente, quindi direi che non vado ad annettere questi come popolazione, cioè come famiglie. Tanto se dovessimo averne bisogno di altri, ci sono altri stati che possiamo annettere pian pianino, anche questi qua sotto. No, ci siamo pronti.
Diminuirei di uno la velocità, però quando mi arriva la Gen 3 ci prepariamo per la guerra, eh. Questi sono uniti. Mergerli, dai. Cosa che abbiamo? Un 4, un 7, un 3. Tutta gente discretamente scarsa, eh. Direi che forse conviene muovere questo. Ma no, voi spostatevi un attimo. Se ci arriva un attrito della morte in faccia. Facciamo piuttosto così e voi andate su a usare come backup, diciamo. Tanto vabbè, qua siamo al massimo di manpower. Dovremmo guadagnare di più di quello che perdiamo di attrito, credo. Guadagniamo 4.446. Ma si è fatto tardi, quindi direi che questa guerra la vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qui sotto. Buona giornata.